Lara, sì? Oggi facciamo questa scatola. Apriamo le cose che ci ha mandato sbabamo, ok? Ok. Allora, aspetta che prendo le ultime cose e cominciamo, va bene? Ok. Cos'è quello? Una scatola! Una scatola di sbabam? Per me! Sì! Ci potrei fare? Una bella recensione per il mio canale YouTube. Ma potrebbe essere di Barbara? Aspetta che ho trovato la soluzione. Ecco qui, ci metterò pochissimo. Ecco fatto, adesso vado a prendere la macchina fotografica e comincio a farmi il mio video. Ecco, perfetto. Bene, buongiorno e benvenuti. Oggi apriamo una scatola che ci ha mandato sbabam. Ci sono un sacco di novità, Lara, sei curiosa? Sì. E adesso andiamo ad aprire questa scatola insieme. Lollina, ciao, cosa vuoi? Vorrei aprirla io perché la scatola è per me. No, in che senso? Guarda, c'è scritto il mio nome, quindi lo hanno spedita a me, non a te. Ma c'è scritto Lollina? Cioè, cosa hai scritto? Manca una Lollina. No, scusate ragazzi. Ah, l'avrebbero spedita a te, Lollina, con una L. L'hai scritto male. Cosa? Guarda. Si vede che quelli della sbabamma l'hanno scritto... Lollina. Vabbè, sì, l'ho scritto io, e perché ero curiosa e volevo fare con voi. Posso? Si deve... Va bene, Lollina. Però se tu... cose. Esatto, se tu ce lo chiedi, noi ti diciamo di no. Cosa? No, di sì, scherzo. Vuoi aprire con noi? Sì. Allora, dai, vediamo insieme cosa c'è. Allora, abbiamo due cose bellissime in questa scatola. Il Melmito Slime Softy, che è quello nuovo. Bello! E quello che si spalma come il burro. Esattamente. Bello. C'ha pure le palline? Sì, c'ha anche le palline. Ma non è che hai guardato già nella scatola? Io? No, mica. Allora perché era già aperta? No, l'avevo aperta io, ma secondo me lei ci ha fatto un tuffetto dentro. Dici? Boh, non lo so. Vabbè, facciamo finta di niente. E poi anche Batpat. Bello, io lo vedo in televisione. Ah sì? Sì, mi piace. Ok. Allora, guardate che c'è ancora. Ci sono. Lara, leggi Lollina un attimo. Ci sono le locandine. Quelle che potete vedere in edicola. Ecco qui. Allora, questa è quella di Batpat. Qua, Batpat, sono più alto di 10 cm. 10 Batpat, tutti da collezionare. E questa ce la appoggiamo qui, e questa invece che è quella del Melmito Slime, eccolo qui, Softy, è quello proprio il cartello dell'edicola, guarda quanti colori bellissimi, sai perché Lollina sono così? Fashion, c'è scritto fashion, fashion! Cosa? C'è il mio slime, esatto, fashion, sei contenta? Fashion! Bellissimo, il più bello di tutti è questo, va bene, ho. Unicorno! Unicorno! Ma Lara, tu lo sai perché sono di due colori? Perché? Perché, guarda un po' come arrivano. Arrivano. Da mischiare? Arrivano in questi, bravissima, in questi valigette. E dentro, vedete, gli slime sono divisi in due bustine. Si e ci sopra mischiare. Ci sono questi zuccherini di polistirolo da mettere dentro. Ci vediamo tutto? Sì. Okay. Ecco i pupazzetti di Batpat. Cominciamo da Batpat, esattamente. Allora, qui c'è scritto una cosa, c'è scritto Bricks. Sai che cosa significa bricks in inglese? Sì. Significa ci serve una forbice, non scherzo. Grazie ai nostri potenti mezzi, la forbice è qui. Sai che vuol dire brick in inglese? Vuol dire mattone, mattoncino, ma... Allora, in ambito di giocattoli, ecco qui, vuol dire mattoncini come le costruzioni. Infatti il basamento ha i buchini come le costruzioni, quindi si può agganciare alle costruzioni che già abbiamo in casa. Allora, andiamoci a montare il nostro più di stallino, che è questo. Issa, ecco fatto, è buffo sto coso. E questo è una versione di Batpat in versione zucchetta di Halloween. È vero che sono molto grandi comunque, sul cartellone sì. C'è scritto che sono più di 10 cm, ma sono dei personaggi veramente grandi. Allora, il primo ce lo mettiamo qua. Ah, Lara, vuoi aprirne un altro? Sì. Vai, apri. Vuoi potenti mezzi, ossia la forbice? Sì. Intanto io faccio vedere il bigliettino che c'è dentro, e sono questi. Quello che abbiamo trovato noi è pumpkin. Pumpkin in inglese significa?
Pancake? Zucca! Ah. Vuol dire zucca. E quindi ecco, abbiamo trovato quello di Halloween che si chiama zucca. Adesso invece ne abbiamo trovato un altro che è apparecchiato già, c'ha la bavaglina e del ketchup, penso, ma esce una cosa nera. Forchetta. E una forchetta. Infatti lui si chiama dinner, che in inglese vuol dire cena. Lo sapevo. Allora, io ne vorrei aprire un altro. Lollina, lo vuoi aprire tu? Sì. 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 Aspetta che ti acchiappo, sennò se salti non ce la fai. Ok. Come lo mordo? No, Lollina, non sei un criceto, per favore. Non apriamo. Sai come al liceo. Guarda, qui c'è l'apertura facilitata, l'ho vista in questo momento. Ma volendo possiamo sempre utilizzare la nostra forbice, giusto? Molto meglio. Faccio io con la forbice, che tu sei piccolina, ti potresti fare male. Brava, grazie. Allora, tu che cosa hai trovato? Ecco qui, un po' stanco. È un po' debilitato il tuo, è un po' vestito da... Allora, vediamo un po' chi è. Oh, eccolo qui. Questo è il referee. Eccolo qua, lo vedi? Ha il cappello, come il suo. Quindi lui è un arbitro stanco. E quindi lo mettiamo anche lui sul suo piedistallino. Okay. Mentre noi andiamo a scoprire quale altro ci capita. La cosa bella di questa serie è che ha la finestrina davanti, quindi ovviamente non è proprio una blind bag di quelle che non a sorpresa, ma riuscite già a vedere davanti chi trovate, quindi vuol dire doppioni zero. Avete sicuramente la certezza di prendere uno che non avete. Come sei elegante, questo è molto Tony Manero, tipo Febbre del sabato sera. E infatti lui è rock and roll, molto molto, diciamo, un buon cantante. Bello, questo è interessante. Ciao caro. Ciao. E fashion. Ecco, è andato via con fashion. Ecco, già se n'è andato. Uffa, io volevo uscire con lui e invece nessuno mi considera mai. Ma sei innamorata? Domanda di riserva. Dai Lollina. No. Allora, andiamo a vedere se ne abbiamo ancora. Che dite? Sì, ne abbiamo un altro. Questo ha la paperella. Allora, la paperella. Lara ride perché pensa alla paperella del video che abbiamo fatto della storia di Cenerentolo. Che alla fine gira, c'è una paperella che non c'entra niente nella storia, ma ci faceva troppo ridere la paperella. Allora, questo qui è un vampiro molto serio con salvagente a forma di papera e occhiali da sole. Allora, vediamo come ti chiami. E lui è Beach. Ciao, spiaggino. Ok, sono finiti. No, ce ne sono ancora. Vado? Ta-da! Ce n'è un altro. Che carino questo. Ha il sombrero e ha la batteria, i bonghi, ha dei martelli. C'ha il cappello di paglia e questi tamburelli, un po' artista di strada. Lui si chiama Country Hat. Country vuol dire campagna, hat vuol dire cappello. Quindi diciamo che lui fa musica country, è un po' campagnolo e suona i suoi tamburi. Andiamo a vedere se ce n'è rimasto qualcuno. Sì, sì, lo vedo. Fa vedere... Hai ragione Lollina, ce n'è un altro. Ah, questo è un po' punk, vediamo un po'. Che tipo, guardalo un po'. Ta-dan. Questo qui ha il mantello e ha questa cresta di capelli. Bello. Questo ti piace Lollina? Sì. Vuoi uscire come pupa? Quasi quasi. E quindi, Lollina, te lo porti via. Lollina, tornate su. Allora, lui si chiama, vediamo un po' il nome di questo qua. L'ho indovinato, si chiama Punk. Beh, con la cresta così era facile da capire, giusto? Sono finiti? Sono... Perfetto, quindi adesso... Sono cascati tutti. Quindi adesso apriamo anche gli slime. Va bene, Lollina. Adesso li apriamo. Dobbiamo togliere un po' la tovaglietta, perché altrimenti gli slime si appiccicano alla tovaglietta e questa cosa non va bene. E adesso siamo arrivati a fare la recensione degli slime e abbiamo questi due cofanetti, tre cofanetti. Lollina! Volevo aprirne uno anch'io. Va bene, sono contenta che tu voglia aprirlo. Allora, andiamoci a vedere cosa sono. Ma hai visto che carina la scatolina? È bellissima, è una valigetta e mi piace un sacco, è proprio bella. Allora, questa è proprio, si chiama appunto Softy Velmito Slime e sono in questa confezione che è veramente carinissima. Dentro ci sono due bustine di slime e una bustina di zuccherini finti. Adesso te la apro. Sì. E ti faccio vedere cosa c'è. Oh, belli. Sono di polistirolo e hanno un colore bellissimo, molto molto pastelloso, veramente carino. E poi sono in misure diverse, vedete? Sono piccoli piccoli, medi e grandi. Questo farà la gioia di tutti i genitori, perché troveranno queste palline ovunque in casa.
cosa stai dicendo? Lolina, io sono sempre una mamma, quindi queste cose poi vanno un po' in giro. Quindi bambini, mi raccomando, se giocate con lo slime, poi date una pulita, sistemate le cose. Allora, c'era questo piattino, che lo possiamo mettere qui, e ci sono qui appunto le nostre due bustine di butter. Quanto è morbido, senti Lara? È morbidissimo. Allora, morbido come ci sono due colori in ogni confezione in modo da poterli mischiare insieme. Sei contenta, Lolina? Sì, tanto. Allora, Lara apre una bustina e noi ne apriamo un'altra. Vediamo il nostro impatto con questi slime. Come sarà? Allora, aspetta. Io strappo la bustina e ti do la forbice, ok? Vai, tieni la forbice e apri quella viola. Allora, oh mamma mia, è leggerissimo, è una consistenza veramente bellissima. Oh, che bello! Wow, è bellissimo! Allora, prima provo ad allungarlo. È elasticissimo. Oddio, che cosa strana, è veramente bello. Ragazzi, sono... Ok, basta. Io mi sono il video continuerà con noi che facciamo questo per sempre. Lolina, vuoi provare? Certo! Vai, fai l'ASMR. Ti piace, Lolina? Sì, tanto. Tecnicamente dovrei provarli anch'io. Ah, vuoi provare anche tu, Lolinetta? E certo, cosa sto a fare qui? Va bene, vuoi provare anche tu a saltarci sopra? Sì. Salta su mio. Che bello! Ok, anche Lolinetta sta impazzendo con gli slime. Allora, ragazzi, adesso dobbiamo fare il miscuglio, no? Sì. Allora, ci prendiamo le nostre palline. Allora, visto che c'è questa vaschettina piattino, utilizziamola. Quindi usiamola per... Sposta, leva tutto, usiamola per metterci le nostre palline. Guarda, apro un buchino piccolo, così dopo se le voglio richiudere non avrò problemi. Eccoci nella versione micro slime. Allora, vuoi mettere prima le palline o vuoi prima mischiarlo? Voglio prima mischiarlo. Ok, pronti? Mischiamo i due colori del nostro slime. Pronti? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Bello. Wow, guarda quanto è bello. È meraviglioso. Allora, questo colore qui dovrebbe essere musica di fata. E non lo capisco bene perché c'è musica di fata e aurora incantata che sono molto molto simili. E sono sempre con un rosa e un viola. Guardate che meraviglia. E adesso, Lolinetta, andiamo a mettere le palline? Sì, certo. Ecco, Lolina sta impanando il suo slime nelle palline di polistirolo. Oh, brava Lolinetta, guarda come l'hai fatto carino. Il mini slime di Lolinetta. Avete visto che unendo i due colori, unendo il rosa e il viola scuro, guardate come è diventato. È un lilla, molto molto bello. E andiamo a lavorarcelo un pochino con tutte queste palline, veramente carinissimo. Bellissimo. Sentiamo il rumore che fa. E allora, eccolo qui, guarda come si allunga e come escono tutte quante le palline. Andiamo a sentire il rumore che fa. Io penso che questo sia veramente uno dei migliori slime di sempre, di quelli comprati in edicola. Mi piace il profumo, mi piace la consistenza, sono in genere abbastanza critica sugli slime, e questo è veramente veramente bello. Abbiamo avuto in passato delle esperienze in cui alcuni slime non si scioglievano, eccetera. Questo invece è veramente bellissimo. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi, che la valigetta costa 3,50€, quindi anche secondo me a livello di spesa è una bella quantità ed è un bel gioco. Allora, che ne dite di mischiare l'altro colore? Io direi di sì. Prima posso dire una cosa? Certo, Lollina. Vi volevo far vedere che con solo due colori possiamo fare 4 slime diversi. Ah sì, Lollina? Sì, perché possiamo fare solo un colore, solo l'altro colore, tutti e due i colori senza palline e tutti e due i colori crunchy con le palline. Ah, allora sono 6. Come 6? Sì, perché potremmo anche fare il rosa da solo con le palline e il viola da solo con le palline. Quindi ci sono un sacco di possibilità. Esatto. E adesso andiamo a vederci altri due colori, dai. Sì. Apriamo questo adesso. Certo, Lollina. Allora, andiamoci a vedere quest'altro. Allora, le palline. Il nostro piattino questa volta non è verde, ma è arancione. Allora, non so se... perché c'è il cartellone, l'ho attaccato qui. Però non sono in grado di capire se
questo arancione blu siano onda energetica o fiamma di drago, perché secondo questo sembra nero. Fiamma di drago. Ma sembra viola. Vabbè, uno dei due è. Potrebbe essere riflessi del mare? No, non credo, perché mi sembra... Potrebbe essere, però mi sembra viola. Va bene, non facciamoci troppe domande e andiamo ad aprirli. Bellissimo blu, molto profondo. Intanto Lara ci apre l'altro. Io intanto mi lavoro con questo. E visto che questo è un batter, non ve l'ho fatto ancora vedere, ma questo qui è talmente spalmabile che qua abbiamo un potente coltellino. E guardate un po', vediamo un po' che fa. Si spalma benissimo, eccolo qui, guarda. Rimane proprio una pellicolina morbida, morbida, morbida. Bene, facciamo il miscuglio anche con questo. E la mettiamo qui, così facciamo tutte le prove anche con questo tipo di colore. E vediamo che cosa ci esce fuori. Allora, questa invece è quella che va di qua. Allora, questo lo mischiamo da solo, questo lo mischiamo con le palline. Pronti? Vediamo che cosa esce fuori. Faccio io? Certo! Bello! Bello, molto molto intenso, mi piace. Guarda che bello che è. Invece quest'altro, prendi il piattino, mettiamo le nostre palline. E lo mischiamo. Esatto, e dobbiamo farle assorbire tutte quante. Prima lo mischio. Vai, fai tutto tu, fai tutto tu. Vai. Ecco com'è venuto, vediamo un po'. Bello, è cambiato colore, l'arancione è come se fosse un po' sparito nel blu ed è diventato un po' più viola. Bello, e si vedono moltissimo le palline in questa variante, perché appunto essendo scuro ed essendo le palline così chiare, anche in questo si vede moltissimo la differenza. Bello, allora facciamo anche di questo le possibili varietà che possiamo fare. Pronta? Prepariamole. Sì. Uno, due, 3 e 4, ecco le quattro varianti. Ovviamente potete anche mettere il blu solo con le palline e il rosso arancione solo con le palline, quindi con questi due potete fare 6 slime differenti. Allora, io spero che questo video pieno di scartamenti, unboxing eccetera vi sia piaciuto tantissimo, e a Lolina penso sia piaciuto. Sai che puoi usarlo anche come piedistallo per le LOL? Hai ragione, rimani benissimo in piedi. Tecnicamente? Sì. Vieni, vieni, piccolina. Ma bravo, tecnicamente. Mettiti qua tu. Lollinetta. Allora, mettiamo anche gli altri slime che abbiamo aperto, eccoli qui. E noi vi ringraziamo per aver visto questo canale. Se non vi siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi, mettete un like se vi abbiamo fatto compagnia e se vi abbiamo divertito. E continuate a seguirci sempre, perché a noi fa tanto piacere. Un bacio a tutti quanti. Ciao, a presto. Ciao. Ciao, ciao.